Buongiorno, oggi ti faccio vedere proprio brevemente, visto che siamo all'inizio dell'anno e a proposito di tecniche che ci fanno piacere e che funzionano, come metto giù io i 108 desideri usando la tecnica dei 108 desideri, che adesso ti lascio l'altro video sotto nella descrizione perché ne ho già parlato, così andiamo subito su come si può compilare una lista dei 108 desideri per averli belli ordinati e per usare la tecnica correttamente. Qualcuno mi ha già chiesto, visto che la tecnica si chiama la tecnica dei 101 desideri, io ho cambiato, ne ho fatto 108, se funziona lo stesso. Sì, funziona lo stesso perché in realtà la tecnica dei 101 desideri si chiama 101 desideri perché, come per dire infiniti, perché nella terra araba il numero 101 o anche 1001 significa tantissimo, cioè significa infinito, come perché 100 che è già tanto più 1. Ecco, è un modo di vedere le cose, un modo di dire, diciamo, ecco, come le mille una notte, ecco, ci sono un numero infinito di fiabe, come per dire, ci può essere un numero infinito di desideri. Poi, ovviamente, se c'è una tecnica, a me piace che ci sia anche una struttura. Io come struttura ho scelto i 108 perché, uno, perché queste cose si leggono, non si visualizzano, non c'è un lavoro interiore da fare, ma semplicemente si leggono. Una dietro l'altra, si legge una frase dietro l'altra, spesso, spesso, spesso si legge questi desideri, semplicemente leggendoli e poi funziona. È un po' come il rosario, sai, in chiesa, oppure proprio il Japamala, che è praticamente il rosario indù, adesso io non so precisamente, ma insomma quello che si usa quando fai yoga e mantri, che è appunto il Japamala, non solo il rosario in realtà, però il Japamala ha 108 perline, no? 108 pietrine o semini, come si chiamano. E quindi mi è piaciuto questo, no? Il numero proprio 108, tra l'altro è un multiplo di 9, poi se sommi l'8 più 1 fa 9, insomma questo 9 creare dall'alto e noi quando desideriamo, ripetiamo i desideri, stiamo creando la nostra realtà dall'alto, quindi partendo dai pensieri. Quindi semplicemente ci sarà mese numero 1, 9 posti per 9 desideri, mese numero 2, 9 posti per 9 desideri, mese numero 3, 9 posti per 9 desideri e così avanti. Adesso ho compilato solo 3 per farti vedere perché essendo che io ho la struttura già chiara in mente, perché non ci vuole tanto perché la struttura è molto facile, quindi ci sono 12 pagine compilate nello stesso modo, c'è posto per 9 desideri fino al 12° mese che sarà qua, io non l'ho scritto, non c'è bisogno di aspettare l'ultimo mese per scriverli perché come vedrai tu se ti vengono in mente oggi, ecco per fare un esempio un po' assurdo, ma 108 desideri già oggi, compili tutte le pagine già oggi, no? Quindi 9 desideri per ogni pagina per 12 pagine. E questa è la 13ª pagina dove io ho già scritto il 2021 come data e qui ci saranno i 9 desideri più importanti. Quando arriverò alla fine dell'anno, proprio prima del solstizio, si fa questo lavoro un po' di raccoglimento e si va a raccogliere. Il raccoglimento inteso che proprio entri dentro di te, ma anche raccoglimento perché raccogli i 9 desideri più importanti di tutto l'anno. Si può anche, cioè in quel momento vedrai poi se lo farai, mi chiedi, ne parliamo tra 12 mesi, si può fare o scegliendo uno per pagina, questa è la cosa più facile, scegliere per ogni pagina il desiderio preferito, e poi eliminarle 3, visto che le pagine sono 12, oppure semplicemente andare per ordine, così faccio io, e semplicemente cerchiare quelli che sono i più importanti. Io l'anno scorso ne avevo tantissimi, mi sembra intorno ai 30, e poi sono riuscita però a eliminarne qualcuno per averne solo 9. Ecco, poi il massimo è di questi 9 capire qual è il desiderio principale, ecco, metterlo un po' come titolo. Però questo lavoro si fa alla fine dell'anno e questi desideri, questi 9 principali, vanno nel Focus Flower. Non voglio dire adesso come, a parte c'è già un video proprio sul Focus Flower, che tecnica è e come si usa, è una mia tecnica che funziona benissimo, che è anche molto piacevole. E poi queste frasi appunto si mettono nel Focus Flower, c'è una modalità precisa, però magari ne parliamo appunto in dicembre. Se usi la tecnica ne parliamo in dicembre, che appunto inserisce queste frasi, ma non solo queste, anche queste frasi girate con questa domanda. Cosa sta succedendo adesso che
si sono realizzati 1, 2, 3, 4, 5, che non significa che questo sia realizzato, ma significa che ci servono quelle, la nevilizzazione si chiama, no? Perché la tecnica originale è di Neville Goddard. Di immaginarsi le cose già compiute, cioè le cose che decide già compiute, però quello è già una visualizzazione, infatti si mette nel focus labor, infatti adesso sto proprio accelerando, sto parlando velocemente perché non ne stiamo parlando qua, ma se qualcuno l'ha già fatta, raccolta, ecco, è così, il cerchio si chiude, ma andiamo per ordine su come si compila, semplicemente si scrivono i desideri per ordine. Su proprio come si scrivono le frasi, c'è anche un mio video su come formulare correttamente le frasi per chiedere, insomma, per chiacchierare con l'universo nel modo in cui in modo da comprendersi subito. Che io ti lascio sotto nelle descrizioni anche questo, entrambi i video che correlati a questo su come si desidera correttamente. Non è molto carino dirlo così, ma insomma, così, no? Per fare le cose più mirate e nel modo corretto per farci capire, perché anche l'universo ha un suo linguaggio. Stavo dicendo, oltre appunto a scrivere le frasi di quello che ti viene in mente che vuoi, oltre che scriverle correttamente, io propongo di scriverla a matita, perché i desideri in tutto sono 108, significa che quando tu riempi tutti gli spazi e poi ti viene in mente un altro desiderio, il 109, semplicemente scorri dall'inizio i desideri. E vedi se puoi sostituire, se vuoi sostituire uno di quelli già esistenti col 109esimo che ti sembra più importante, visto che il 109esimo spazio non c'è. Quando, mentre tu li leggi, trovi qualcuno che è già verrato, lo segni, io mi aiuto con i colori e io lo coloro di rosso. Quelli colorati di rosso non si cambiano più, nel senso nel momento che sono avverati sono fissi. Li colorati di rosso, li posso anche scrivere a penna e basta, non si cancellano più, sono fissati. Puoi anche scegliere i colori per fissarti, per segnarti altre cose, adesso le cose importanti in realtà non mi vengono in mente perché sono poche quelle che secondo me sono proprio valide per tutti, no? Tipo questa, di colorare di rosso i desideri che sono già realizzati. Come gestisco io questo sistema? Praticamente scrivo ogni giorno, adesso questa l'ho scritta, non ho ancora compilata perché i desideri non è, cioè nel senso che io ho scritto i miei desideri, adesso per me è il giorno 11 dell'anno perché il mio è cominciato il 24 di dicembre, e li ho scritti su un pezzo di carta perché volevo registrare questo video su 108 e i desideri è sempre meglio tenersi un po' per sé, come covarli, come un po' le uova. Prima che si schiudano, tenerli segreti, perché è più così l'energia è più raccolta. In realtà io penso che per i desideri che sono proprio sicura, questo vale per me, che se io sono sicura di che quel desiderio, anche se lo dico a tutti, io rimango sicura al 100% che è un buon desiderio e che va tutto bene e che nessuno avrà niente da ridire, oppure se qualcuno ha qualcosa da ridire, rimango convinta al 100% che quello è proprio limpidamente, chiaramente, sicuramente un ottimo desiderio e che va benissimo se viene realizzato, allora lo posso anche raccontare al mondo intero. Però basta una piccola sensazione che forse non va bene, cosa diranno gli altri, ecco, sai che, ecco. Allora forse è meglio tenere i desideri per sé, perché se si perde la convinzione di volere quel desiderio, ovviamente si perde la possibilità di averlo, perché è sfiata tutta l'energia, tutto il magnetismo, tutta l'aspettativa, la voglia, l'amore per quella frase in questo caso, perché qui stiamo parlando proprio di frasi, non di visualizzazione. Per esempio, vedo qualcosa, mi piace, dico, wow, mamma mia, anche io vorrei questa cosa qua, quindi la scrivo. E poi scrivo le cose che non mi piacciono, che vedo che ho e non mi piacciono e quindi semplicemente desidero il contrario. Eccoci. E quindi questi sono i desideri. Se però questa cosa non mi è successo di meravigliarmi spontaneamente di qualcosa, di desiderare spontaneamente qualcosa o di non essere soddisfatta con qualcosa, di desiderare il suo contrario. Se in 10 giorni non mi è successo 10 volte, allora io per stare coi desideri ogni giorno ne scrivo almeno uno, diciamo. Dopo aver scritto il desiderio, l'importante più che scrivere è leggerli. Allora io il giorno 1 leggo la pagina numero 1, il giorno 2 leggo la pagina numero 2, che però adesso sarà ancora vuota finché appunto non si riempie,
il giorno 3 del mese leggo la pagina numero 3 e finché le pagine sono compilate. Diciamo, facciamo finta che adesso è come io veramente ho solo 10 desideri scritti, cioè solo ne ho 10, e quindi arrivo fino al numero 1 della pagina 2. E allora leggo praticamente il primo giorno, ho letto i 9 desideri, il secondo giorno del mese leggo il primo desiderio e poi dal terzo giorno, visto che questo è vuoto, leggo sempre la prima pagina perché siamo al mese numero 1. Poi quando saremo il mese numero 2, che per esempio per te sarà febbraio, immagino, comincio con il primo febbraio, leggo la pagina numero 1, il secondo febbraio leggerò la pagina numero 2, il terzo la pagina numero 3 e così avanti fino al giorno 12, se tu hai già, avrai già compilato tutti i desideri, massimo 12 pagine, quindi massimo 12 giorni tu leggi una pagina al giorno e poi dal giorno 13 leggi la pagina corrispondente al numero del mese che in febbraio sarà 2 e così dal 13 fino all'ultimo febbraio leggi sempre la pagina numero 2. Poi arriva marzo e di nuovo leggi il primo marzo la pagina numero 1, secondo marzo la pagina 3, terzo marzo, ecco. Adesso io ho fatto l'esempio con 12, però facciamo un altro esempio per esempio con 5, 4, 5, qui non è ancora compilato. Se tu hai 5 pagine compilate e siamo il primo di marzo, tu leggi la pagina numero 1, il secondo di mese, giorno di marzo leggi la pagina numero 2, terzo giorno di marzo la pagina numero 3, quarto la pagina 4, 5 la pagina 5 e poi dal 6 marzo leggi sempre la pagina numero 3, perché marzo è il mese numero 3 e così avanti. Questo serve sia per continuare a leggerli, come appunto il Japamala, come la preghiera, sia per lasciare per certi desideri, lasciare anche un po' di pausa, perché il rischio poi è di abituarsi e poi per me personalmente leggerne tipo 80 al giorno era troppo, cioè ci vuole anche un po' di tempo. Allora questo mi piace molto di più, anche perché ci si usa, così succedono entrambe le cose. Sia essere a contatto con la lettura dei stessi desideri ogni giorno, che sarebbero quei 9 del mese, per esempio in gennaio saranno sempre questi, i primi 9, i primi 9, i primi 9, in marzo poi a un certo punto, se non altro dal 13 in poi, saranno sempre questi, sempre gli stessi, sempre gli stessi, sempre gli stessi, però diciamo 9. In più ogni mese ne leggiamo tutti. Eccoci, così. E questo lavoro di, a me piace questa immagine di mescolare, mescolare, mescolare questi desideri. Se vuoi che ti parlo dei miei risultati, così proprio brevemente, l'anno scorso io su 108 desideri, se ne sono, senza aver lavorato sui desideri, non avevo visualizzato niente, semplicemente di quelli scritti, ce ne sono avverati 37. Poi adesso non so se copiare gli altri nell'anno nuovo, poi ho trovato tra l'altro anche adesso, mettendo a posto delle cartelle sul computer, ho trovato una lista che però non so in che data è, quindi sarà probabilmente prima del 2019, quando non mettevo le date alle cartelle. E sarà forse la ho trovato questa lista scritta sul computer dei 108 desideri e mi stavo chiedendo per quelli non ancora realizzati, tanti sono realizzati e per quelli non ancora realizzati mi stavo chiedendo se copiarli. Sono quasi sicura di sì perché sarebbe come dare un po' valore, un po', anche tanto, alla Lari, non so di che anno è, 2018, facciamo come per dire grazie Lari 2018 di aver fatto questa, di aver usato questa tecnica. Perché adesso dove sono è anche grazie a lei. È come anche dire, prendo io in custodia, in cura, i desideri, i tuoi desideri che non si sono ancora realizzati. Me li metto adesso quest'anno, me li metto io nel mio 108. Però, essendo il passato, è molto delicata la cosa. Quindi dimmi anche tu cosa ne pensi e cosa mi suggerisci. Se li inserisco o no, ovviamente quelli che voglio ancora, che mi sembrano importanti. Io sono quasi dell'idea di sì. E cosa stavo dicendo prima di questo? Ah sì, una cosa importantissima per cui sono molto grata e quindi lo voglio dire. Io ho messo su ogni pagina un desiderio, c'è sempre lui, sempre su ogni pagina. Non perché se lo metti solo su una pagina non funziona, cioè non perché così funziona di più, voglio essere sicura di sottolineare questo, ma perché era così importante che io non volevo perderlo di vista, cioè era una cosa così importante che io ci tenevo a averlo su ogni pagina, era come una preghiera proprio molto 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 forte, io volevo così, mi sentivo così e quindi ovviamente ho seguito quello che sentivo e l'ho messo così su ogni pagina. E il desiderio era di avere dei vicini belli, con una bella frequenza,
perché stavo soffrendo nella situazione in cui ero quella volta e quindi stavo semplicemente ogni volta leggevo questa frase, no? Voglio dei vicini con una bella frequenza. E mentre lo dicevo sapevo che questo per me significava tutto, una bella frequenza per belli da vedere, belli da sentire, una buona atmosfera, una buona cura delle cose, ecco, con bella frequenza. Tu pensa che adesso io non avrei mai pensato di finire poi alla fine di questi miei giri, dove abitavo un po' di qua, un po' di là, io cercavo, se mi segui, sai, un posticino nella natura, e invece sono capitata in una cittadina, che avrebbe mai pensato, in un appartamento, tra l'altro anche in un piano alto, proprio cose che io non mi sarei mai aspettata. Però quando sono entrata qui, l'universo sembrava come se non volesse farmi trovare un posto dove stare. Io sapevo che c'è un senso dietro questa cosa. È stato un po' faticoso portare tutto sempre da un posto all'altro, vivere senza le mie cose, che sono un po' di qua, un po' di là. Quando sono entrata in questo appartamento, l'ho sentito subito giusto e quindi ho firmato un contratto. Guarda, l'ho scoperto dopo, è una palazzina di musicisti e sono tutte persone anche esteticamente belle. Cioè, in ogni appartamento di questa palazzina vive per caso un musicista, o sono direttore di coro o una professoressa di pianoforte. Sotto di me c'è una ragazza che studia nella scuola d'arte e studia canto e canta tutto il tempo. E si sono già scusati per il fatto che lei canta tutto il tempo e io ho detto no, ma che Dio la benedica, e canta tra l'altro le mie canzoni preferite e adesso mi sta finendo la batteria, ma tanto ho già detto già tutto. Ti voglio dire che quella frase si è avverata proprio magicamente, come si avverano le cose usando questa tecnica in realtà sempre, no? Perché questo è semplicemente per aiutarti, per ricordarti di pensare alle cose che vuoi, perché è quello che si realizza anche se tu non hai questo quaderno, questa tecnica, se ci credi. Succede. A me piace sempre avere un supporto fisico, anche per il lavoro eterico, chiamiamolo. Ti abbraccio, ti auguro un'ottima giornata e se ci sentiamo, a più presto. Ciao!